Presidente Gianni, la situazione appunto è quella che ha rappresentato adesso Luciano Capone, cioè è vero c'è un grande problema di approvvigionamento, però c'è anche un rallentamento dovuto a differenze tra regioni, non tutte rallentano, ma molte sì e non si è pronti. Lei che impressione ha, che cosa si augura, cosa chiede? Allora io la penso esattamente all'opposto. Quello che in questo momento in Italia funziona sono le regioni. Le regioni non sono divise perché noi viviamo costantemente in prima linea emergenze confrontandoci fra noi e stiamo reggendo quello che è un sistema sociosanitario di eccellenza, io continuo a ribadirlo, a livello europeo. Le regioni in questo momento sono la cosa che funziona di più. Io voglio dirvi innanzitutto, per quanto riguarda le limitazioni, ma ognuno di noi ha chiaramente una realtà regionale che è diversa. Anche la pandemia si sviluppa attraverso quello che è il sistema dell'alto e basso, delle ondate. È evidente che io in questo momento sto affrontando da 5 settimane un aumento dei contagi rispetto a 5 settimane precedenti in cui avevo la zona gialla e avevo una diminuzione. Zaia nel Veneto si trova in una situazione esattamente diversa. Quando lui era in zona rossa, noi eravamo in zona gialla, ora si attenua quello che è il carico pandemico, quindi ognuno di noi affronta per quello che gli offre il proprio quadro regionale, ma complessivamente quando noi ci riuniamo e diamo le indicazioni, le diamo in modo molto concreto, legate al territorio e stiamo affrontando proprio attraverso la differenziazione regionale con molta flessibilità. Ma quindi secondo lei va bene così? Va bene il sistema dei colori? Secondo me sì e con più discrezionalità e buonsenso dovrebbe essere attribuito alle regioni la possibilità di aprire quello o quell'altra cosa. Non è allarmato dalle varianti, Sicuramente, ma proprio questo me lo conferma. Le varianti in questo momento sono partite dall'Umbria, si contagiano soprattutto nel centro Italia, quindi ogni realtà ha una realtà che cerca di affrontare in modo diverso. Io ogni giorno, uno per uno, parlo con i 273 sindaci, nei quali vedo che c'è un livello più alto di contagi. Qualcuno lo facciamo zona rossa, è avvenuto per chiusi, qualcuno riteniamo che il contagio sia passato per le scuole e chiudiamo le scuole, qualcuno ci domandiamo di una improvvisa accelerazione e facciamo una campagna di tamponatura di massa, ha chiusi 6.200 tamponati su 8.500 abitanti, a San Sepolcro abbiamo fatto la stessa, oggi io vado a Monteroni d'Arbia perché c'è stato un aumento negli ultimi 3 giorni e andiamo con Toscana Sicura a fare le tamponature. Noi il territorio lo conosciamo e tutte le regioni lo stanno affrontando con grande serietà. La scusa delle regioni che si dividono è una scusa di quello che invece avviene a livello nazionale. Ecco, e a livello nazionale qual è la criticità? La criticità è acquistare vaccini, l'argine, la barriera è vaccini, vaccini, vaccini. La nostra macchina organizzativa è funzionalissima. Cioè lei dice quando arrivano, per rispondere a Luciano Capone, quando arriveranno già tutto è pronto, non è vero che si è perso tempo con le prime. È tutto pronto, è solo un problema di approvvigionamento. Le primule le lascio discutere ad altri. Tutto è pronto, noi abbiamo strutture sanitarie, palazzetti dello sport, strutture idonee che stanno funzionando medici, alla meraviglia. E avete i medici? Aspetti che vado da Scotti, Luciano. Abbiamo so medici, che... per... non mi faccio Capone... dire questo. Sì, mi faccio dire Capone solo anche questo. Vuole replicare, prego. Sì, però una cosa gliela voglio dire. Allora, io domenica ho passato 2 ore al Mandela Forum, il nostro palazzo dello sport, dove avevo in tutti i 20 ambulatori che abbiamo lì messo, medico, infermiere e OSS. Noi abbiamo vaccinato 1.000 persone con i medici che mi dicevano Presidente, noi oggi avevamo le potenzialità di vaccinare 4.000 persone, ne abbiamo vaccinate 1.000, nessuno ha aspettato un attimo perché abbiamo un sistema informatico di prenotazione che posso testimoniarli, porta a essere lì, in 10 minuti fare il vaccino, 10 minuti di attesa e via. Quello che ci manca è la materia prima e la materia prima lo Stato, se vuol affrontare questa pandemia con serietà, ce la deve dare perché noi abbiamo una macchina organizzativa in cui non abbiamo bisogno
bisogno di primule, nulla. Abbiamo i medici e abbiamo gli spazi già tutti organizzati per ospitare la campagna vaccinale. Mi scrive Claudia, anche, mi scrive per la Claudia Fusani 25.000 persone. Claudia Fusani mi scrive che il bando, mi ricorda che il bando in realtà è partito, è aperto, ma che Draghi starebbe provando a chiudere il bando delle primule.